fa capire quanto fosse necessaria questa vittoria. Tutto questo fa capire questa esultanza smoderata per un ciao. Tutto questo fa capire molto. Ai ai ai, ci sono delle vittime illustri. Allora, vediamo un po', mi hanno spostato tutte le cose, tutto il cibolio, mi hanno spostato qua, vediamo un po' se il telefono regge. Non cade. Tutto questo fa capire quanto fosse necessaria questa vittoria. Sono Adler 19.85, Marco Lazio Monaco. Dove avete visto adesso? Oh. Tutto questo fa capire quanto questa vittoria fosse necessaria, lo dico per l'ennesima volta, questa gioia smisurata per una partita normale, tra virgolette. Dopo un primo tempo che seguiva un pochino la scia di tutto quello a cui abbiamo assistito nelle ultime settimane, dopo un primo tempo in cui i fantasmi di questo avvio di stagione tornavano un'altra volta ad aleggiare, a spettrare appunto sulla prestazione della Lazio, su quello che poteva essere il possibile risultato finale, e anche, diciamocela tutta, fino al gol de Vesino, con una Lazio ancora una volta insicura, con una Lazio ancora una volta che non ci dava quelle certezze che stavamo aspettando, che c'era ansia, ragazzi. Io a fine primo tempo ero preoccupato, tutti i ragazzi, io non fumo, quindi sono rimasto in più da solo a guardarmi il telefono, preoccupato per quello che stavamo vedendo fino a quel momento. Poi la scossa dopo il gol de Vesino, una squadra che con i cambi poi è sembrata più sicura, quindi la famosa integrazione da parte dei giocatori nuovi sembra stia avvenendo piano piano. Confrontati sui contenuti, Adler! Ti devi confrontare sui contenuti! Io questo video lo devo pubblicare, la voce che sentite è mio fratello, oltretutto. Maledetto. Abbiamo capito. A più quattro occhi di così. C'è entusiasmo. I contenuti volevo. C'è molto entusiasmo, a quanto potete vedere, potete sentire. C'è anche l'invasione, il caro dottor C. Allora sono sani. No, ancora non del tutto. Però sicuramente più sani di quello che abbiamo visto fino ad oggi. Come dicevo, i cambi finalmente hanno influito in maniera incisiva sulla partita. Io ho visto entrare bene in campo tutti oggi. Mi è entrato bene in campo sia i nuovi che i vecchi, quindi Castellanos lo stavamo aspettando e speriamo ne vale la pena. Se questo è Castellanos, sono più tranquillo. Oggi ho visto qualcosa di buono anche da parte di Isaacsen. Rovella fa una partita sufficiente, non eccessiva, però se muove bene inizia a diventare lui il titolare in quel ruolo, e secondo me se continua così può diventare un titolare importante in quel ruolo. La Lazio è viva, la Lazio c'è. Clean sheet, non abbiamo subito gol, importantissimo. Nonostante anche oggi la difesa all'inizio ballasse un pochino, nonostante oggi ti è casino che stanno a fare, ma vabbè, raga, ci sta. Spero che sentiate la mia voce. Per quel poco che è rimasto e per tutte le emozioni che abbiamo tirato fuori oggi, anche perché era fondamentale vincere questa partita, lo dicevamo in tanti, vincere col Torino è fondamentale, non solo perché sabato è la mancata del Milan, che storicamente è una squadra con cui abbiamo una tradizione abbastanza negativa, ma anche perché vincere aiuta, una vittoria fa morale, una vittoria ti dà testa, una vittoria ti dà motivazioni, quindi speriamo che la vittoria di oggi possa essere una sorta di apripista, non dico per una serie di vittorie, un filotto di vittorie, abbiamo comunque ancora un calendario impegnativo, ma comunque per una squadra che deve ritrovare se stessa, che stiamo aspettando ormai da più di un mese, o da circa un mese, e che oggi, soprattutto dopo il gol di Vesino, sembra aver trovato una buona lena. Ovviamente non partiamo, non facciamo come contro il Napoli, che sì, adesso siamo tornati, siamo i più forti al mondo. No, per me ci vuole ancora tempo, c'è ancora da lavorare e c'è da rimanere concentrati. Concentrazione che è una cosa che mi sembra sia mancata tanto anche in avvio di partita. Guardate Romagnoli che sbaglia il controllo e manda in porta Zapata, se non ricordo male. Cioè, è un errore di distrazione.
è chiaramente un errore di distrazione, ragazzi, e dimostra quanto la Lazio sia priva di concentrazione. In questo momento ho visto Immobile tante volte per terra per falli inesistenti, ho visto anche altri giocatori lamentarsi di cose che non avevano senso di esistere, segno di un nervosismo latente che poi piano piano è sembrato dissiparsi con il risultato acquisito. Questa è la via per tornare a correre, per rinascere, e speriamo, non mi espongo, ma speriamo che sia questo. Grazie che siete ancora qui, grazie a tutti del vostro sostegno, e ricordate che la cosa più importante, non importa dove siate, la cosa più importante è sempre solo Forza Lazio, ragazzi.